Inizia passata la Galleria Vinci, il doppio senso di marcia qui sulla 14, direzione nord-sud. Sono iniziati infatti i lavori per il rifacimento delle gallerie del tratto compreso tra Grotta a Mare, Cupra Marittima e Pedaso. Si tratta dello stesso tratto già interessato dai lavori antincendio, iniziati dopo il devastante rogo di un tir avvenuto nell'agosto 2018 e che per un paio di anni ha reso la 14 tra Fermano e Piceno un vero inferno. Per il momento nessuna via crucis, con il traffico piuttosto scorrevole in questo lunedì mattina e leggermente più intenso in direzione sud, dove c'è lo scambio di carreggiata. Dal 26 aprile al 30 giugno le stesse attività verranno condotte anche all'interno della galleria Pedaso, tramite l'installazione di uno scambio di carreggiata in direzione nord. Ad oggi chi imbocca la autostrada Grotta a Mare diretto a nord, invece, il cantiere inizia subito con un restringimento. Si viaggia su una sola corsia per entrambi i sensi di marcia fino a Cupra, poi si torna alla normalità su due carreggiate. Dunque, almeno per il momento, i lavori di manutenzione e potenziamento vengono fatti a step per ridurre i disagi. Per evitare un blocco totale della circolazione, Autostrade lavorerà 24 ore su 24, con 250 uomini e oltre 50 mezzi. A partire dal mese di giugno, inoltre, in vista di un possibile aumento dei flussi, nei fine settimana saranno disponibili due corsie nella direzione di traffico prevalente. I lavori per rafforzare il calcestruzzo nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, Acqua Rossa, San Cipriano, Castello e Pedaso, a quanto pare, non erano più rinviabili. L'impegno economico è di oltre 20 milioni di euro. A questi lavori si sommano, fino al 30 maggio, le attività già in corso per la sostituzione delle barriere di sicurezza sul viadotto Campofilone, uno di quelli che erano finiti sotto sequestro da parte della Procura di Avellino.